Allora, dove siamo qui? Qui siamo sopra la Malga Galmarara. Esatto, dopo facciamo un'altra tornata. Sì. C'è un vento? Sì, c'è una lava pazzesca. Adesso proviamo, dai, sì, ad affrontarlo, vediamo. Started to cry, but then remembered I can find myself flowers. Run my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. I can take myself dancing. And I can hold my own head. Yeah. Ecco, abbiamo ripiegato sul monte interrotto perché siamo partiti dalla Malga Palmarana e non siamo riusciti ad arrivare fino a Cima 12, dove avevamo pensato di andare perché c'era troppo vento. Quelli sono scesi e hanno detto che era da pazzi. Cioè sì, non si stava nemmeno in piedi, quindi abbiamo deciso di fare un percorso più tranquillo e adesso andiamo al Monte Interrotto, che vi facciamo vedere. Siamo arrivati su. Eccoci arrivati al Forte Interrotto. È una giornata veramente molto fredda e ventosa, ma speriamo che il forte sia molto bello. Dunque, la costruzione è della metà dell'Ottocento. In realtà su un impianto tardo medievale, l'impianto sembra molto antico, ecco, diciamo. E è stata coinvolta nella prima guerra mondiale, anche se in realtà non si è mai veramente trovata in una zona di operazioni. Il nome Monte Interrotto, che è anche il nome dell'omonima via per la quale si sale, è diverso, diciamo, perché in cimbro sarebbe Hinterrück, cioè il monte verso nord. Quindi in realtà il toponimo sembra un toponimo italiano, ma deriva dal cimbro. Dal cimbro. Esatto. Ovviamente qui si parlava cimbro sull'altopiano, certo, che è una varietà germanica, come abbiamo visto in altri dei nostri video. E adesso vediamo, dovremo vedere le feritoie dove erano stati posizionati anche dei pezzi di artiglieria leggera durante la Grande Guerra. Diciamo che è un forte del metà dell'Ottocento, mi sembra, giusto? Sì, sì, era della metà dell'Ottocento, però l'impianto è molto, sembra antiquato, diciamo, il modo di costruzione. Sì. Si vede, infatti. È stato pesantemente danneggiato però durante la prima guerra mondiale e adesso ci sarebbe un progetto, da quello che ho letto, di rifacimento
e rimessa in ordine. Infatti si vede che questa parte qua è stata risistemata. È già stata sistemata, secondo me. Sì. Però molto carino comunque. È bello. In effetti se lo guardi è anche di medievale, no? Sembra un castello più conforte. Sì, sì. Infatti che inizialmente è nata come caserma anche, mi sembra. Sì. Più che non forte. Molto carino comunque. Wow. Bellissimo, eh. Sì, vedi che hanno risistemato qui. Sì, è stato risistemato tutto quanto. Bello comunque. Cioè, merita visitarlo una cosa del genere. Beh, si arriva su per una strada sterrata, se voi magari ci venite in una giornata meno fredda e ventosa di questa. Sì. No? Cos'è, un'ora e mezza di camminata alla fine, una stupidata, insomma. Se si parte da giù, dall'abitato di Campo Rovere, sì, si arriva fino al forte direttamente. Molto carino, mi piace veramente questo forte. Oh, che bello! Dai, fai una suonata, dai. Ti puoi sbizzarrire. Sì. Oh, c'è anche la dedica. Vai, vai, vai. Oh, sembra una campanara, Dio! Sì. Dai che mettiamo una... Dai! Ma non c'è la penna? C'è la penna? Tagliati un po' il dito, dai, col sangue. Col sangue, ma figurati. Niente, mi sa che... Ce l'ho. Vabbè, dai. Il pensiero l'abbiamo messo, dai. Il pensiero. Questo è suonare. Sì, eh? No, io pensavo che facessero suoni diversi, no? Che facessero... Ma in teoria dovrebbe essere così. La parte bassa era quella dove c'erano le cucine e gli alloggi. Sì. Mentre la parte alta era quella fortificata dove c'erano i cannoni. Era progettato perché ci fossero quattro cannoni. Quattro cannoni. Guarda, ci sono ancora le scalinate. Sì. Molto carino, eh. Cioè, dai. Fatto bene, comunque. Cioè, ha anche di un castello. Sì. Infatti, nella prima guerra mondiale, quando è venuta la prima guerra mondiale, questo forte era già superato come costruzione, cioè non era più abibito, cioè lo vedi come è stato costruito. Era una caserma. Una caserma è nata. Si può per di qua, penso anche. Avete visto con noi il forte interrotto, che in realtà era una caserma. Sì. Avete visto l'impianto dall'alto della caserma e naturalmente anche il paesaggio circostante, che è veramente molto bello. Allora, come potete vedere, oggi è una giornata veramente fredda, quindi decidiamo di scendere immediatamente. Scendiamo e ci aggiorniamo giù. Eccoci, siamo scesi dal nostro percorso, piccolo percorso, visto il freddo. Spero che vi sia piaciuto il Monte Interrotto e ci vediamo alla prossima. Ciao!